Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi vi porto sul canale un prodotto, o meglio una tipologia di drone che normalmente non siete abituati a vedere su questo canale, ma che d'ora in poi probabilmente vedrete più spesso. Il drone di cui vi voglio parlare oggi ragazzi è questo, il GE-PRC Cygnet da 3 pollici. Ma cos'ha di particolare questo drone? Uno, che pesa meno di 250 grammi, cioè completo di batteria e tutto, arriva a 210 grammi, quindi veramente leggero, piccolo, e sta sotto ai 250 grammi. E un'altra particolarità, che è quella che mi affascina di più ovviamente, per quello che piace a me nei droni, che monta già di serie una videocamera che è in grado di registrare a 1080 60 fps, quindi un drone piccolo che registra a 1080 60 fps con una qualità veramente buona, e in più ovviamente sfruttando però le caratteristiche di volo di un drone racer. Quindi abbiamo la combinazione di un drone racer, dove non dovremo andare a montare nessuna GoPro Session o GoPro Hero o DJI Action, nel senso che è un dronino piccolo, leggero, fatto benissimo. Adesso lo guarderemo da vicino, e soprattutto con questa camera che ci permette di registrare su una micro SD direttamente a 1080 60 fps, quindi veramente un drone completissimo. E in più c'è la possibilità di acquistarlo, come ho fatto io in questa versione. C'è la versione BNF, nel senso pronto al volo per intenderci, è disponibile in tre versioni, cioè la versione BNF con due tipi di ricevente della FR Sky, la XM che è questa, cioè la ricevente XM che è in questa versione, o la R9 che è in un'altra versione, o la terza opzione senza ricevente, quindi siete liberi di montare la ricevente che volete e volare con la vostra radio. Io ho acquistato la versione BNF con la ricevente XM della FR Sky perché è compatibile con la mia Taranis, però ci sono tre possibilità di acquisto. Adesso lo guarderemo da vicino perché è veramente spettacolare, fatto benissimo, e secondo me racchiude quello che sono le mie esigenze dal punto di vista di un drone racer, che però faccia anche video, perché il bello dei droni racer è sì pilotarli, ma anche vedere il risultato finale del video. E se possiamo avere tutto questo con un drone che pesa meno di 250 grammi, tanta roba, e soprattutto avere così la possibilità di non metterci nessuna camera sopra aggiuntiva. Quindi adesso guardiamolo da vicino e poi ne parliamo ancora insieme. Ok ragazzi, andiamo a aprire la confezione, molto semplice. Allora, qua troviamo subito gli adesivi GE-PRC, che è un marchio ottimo, che fa tutti questi prodotti già montati, già assemblati, con caratteristiche però veramente interessanti. Allora, qua troviamo subito il dronino, ma lo guardiamo dopo. Troviamo un pacchetto di eliche, con dentro 8 eliche, quindi 4 da montare e 4 di ricambio. E qua troviamo l'altro sacchettino con dentro i laccetti per fissare le batterie, l'antenna Pagoda 2, e qua troviamo i vari gommini, le viti per montare le eliche, e qua troviamo i tubini delle antenne nel caso vogliamo montare un'altra ricevente, quindi cambiare il tipo di ricevente o cambiare la posizione in cui vogliamo mettere le antenne. E quello che c'è nella confezione è finito, quindi adesso non ci resta che guardare da vicino il Cygnet da 3 pollici. Ecco ragazzi, il drone in questione è questo, è spettacolare perché guardate come è fatto bene, semplicissimo, compattissimo, è 145 mm, punto 3 pollici, perché è 145 mm da motore a motore, quindi veramente un drone compatto ma fatto davvero bene. Il telaio è fatto tutto in un pezzo unico, poi qua abbiamo davanti il rinforzo in alluminio, stessa cosa dietro, qua abbiamo una parte stampata in TPU, che è un semi trasparente, perché all'interno ci sono i LED che ci indicheranno le varie funzioni che stiamo facendo con la radio. Quindi il LED all'interno di questo TPU cambierà colore, dopo magari vi faccio vedere accendendolo un attimo. E qua abbiamo la parte importante, la camera, che è una Rancam Split Mini 2, che appunto ragazzi è in grado di registrare a 1080 60 fps, quindi questo drone già di suo fa video veramente interessanti. Infatti qua vedete abbiamo la possibilità con questi due tastini di far partire e fermare il video, però c'è anche da dire che come colleghiamo la batteria il drone inizia a registrare il video, quindi nel senso non abbiamo la necessità di andare a far partire noi il video,
però nel caso possiamo farlo partire e fermarlo noi una volta che abbiamo collegato la batteria, se no basta collegare la batteria e lui già inizia a registrare. Da questa parte abbiamo la possibilità di inserire una micro SD, vedete, basta abbassare questa linguetta, inserire la micro SD, perché poi questa linguetta di metallo che vedete qua è in grado di, diciamo, tenere ferma la nostra SD, perché sì, è vero che la SD si aggancia a molla, però magari se prendiamo un colpo o quello che è potrebbe sganciarsi, mentre questa linguetta di metallo terrà ferma comunque la nostra SD. Poi qua c'è da montare l'antenna pagoda 2 che è inclusa nella confezione, qua vediamo che c'è la ricevente, perché io appunto ho comprato la versione, adesso non so se qua lo vedete bene, con la ricevente XM della FR Sky, come vi dicevo prima è disponibile anche la versione con la ricevente R9 della FR Sky, o addirittura la versione di drone senza ricevente, ci mettete la ricevente che volete, quella che già avete, o se ne acquistate una che è compatibile con la vostra radio e appunto dovete acquistare solo quella. Comunque ragazzi, si vede come è stato assemblato bene e come è curato, come è bello pulito, ordinato, veramente spettacolare dal punto di vista della costruzione secondo me. Poi qua abbiamo le antenne, vedete, su queste due fascette sono già fissate le antenne, lui arriva già così. I motori sono da 4500 kW ed è possibile montare batterie da 2S fino a 4S. Io ho acquistato queste batterie 3S da 650 mAh, ho preferito le 3S perché sono una via di mezzo, perché le 4S probabilmente molto cattive, le 2S magari un po' molline. Ho preferito le 3S soprattutto per avere un compromesso giusto per fare anche video buoni, nel senso che se il drone rimane anche un po' più dolce, anche il video ottenuto da questa piccola telecamera 1080 60 fps sicuramente sarà un video di miglior qualità, perché lo scopo mio è di avere questi mini droni con queste camere che ci permetteranno di fare video e soprattutto di usare questi mini droni che pesano veramente poco, perché questo drone pronto al volo pesa 210 grammi, quindi un pochino meno del piccolo Mavic Mini, quindi un drone super leggero però con caratteristiche di volo spettacolari, perché è veramente un drone che ha caratteristiche non indifferenti, soprattutto il fatto di ottenere video, che è la cosa che mi interessa, cioè avere un drone sotto i 250 grammi che faccia video buoni da poter utilizzare, da caricare sul canale, allo stesso tempo fatti con un drone racer, perché comunque l'effetto dei video drone racer a me piace un sacco. E adesso che esistono questi mini droni con queste camere che fanno già loro tutto senza montarci sopra una GoPro, che comunque è un'altra spesa e altri soldi da spendere, qua abbiamo tutto in semplicità e soprattutto senza peso, perché qua se ci dovessimo mettere sopra una GoPro, a parte il fatto che pesa più la GoPro che il drone è pronto al volo, come vi dicevo, i PID sono già stati configurati dalla GPRC, quindi lui è perfettamente, diciamo, pronto per volare, basta solo montarci le eliche e diciamo fare il bind con la nostra radio e a quel punto il drone è già in volo. Adesso volevo farvelo vedere acceso, aspettate che prendo anche la radio. Allora, vado a accendere la radio. Interruttori non in posizione, okay. Verificare. Angle disarmed. Andiamo a collegare le batterie, perché volevo farvi vedere appunto anche la parte dei LED qua di dietro, nella parte stampata in TPU. Vedete che il LED qua dietro cambia colore, lampeggia, cioè veramente fighissima anche questa cosa per un drone racing, è fatto veramente veramente bene. E questo LED va a cambiare in base anche alla funzione che noi andremo a fare. Se io vado adesso a disarmare i motori, vedete che il LED ha cambiato, e quando vado ad accelerare, quindi a dare gas, vedete che il LED va a cambiare ancora. E qua vedete, adesso ho disarmato i motori, il LED è cambiato un'altra volta, cioè veramente fatto benissimo questo mini drone. Adesso aspettate che vado a staccare le batterie e a spegnere la radio. Secondo me questo drone è spettacolare appunto perché pesa meno di 250 grammi, cioè ve l'ho detto, 210 grammi diciamo pronto al volo. Poi vi lascio il link di Banggood in descrizione nel caso vogliate dargli un'occhiata. Il prezzo varia dai 180 ai 200 euro in base alla tipologia, nel senso se acquistate quello senza ricevente, se acquistate quella con la ricevente XM FR Sky, cioè questo, o mi sembra 200-205 euro la versione con la FR Sky R9. E con questa RunCam Split 2
2 che è in grado di registrare a 1080 a 60 fps, quindi si riescono a ottenere video di buona qualità dal punto di vista appunto della definizione e della qualità, e soprattutto però con l'effetto del volo racer, che veramente in tante situazioni è affascinante, e si vanno a creare video alternativi a questi, nel senso che questi fanno video spettacolari però di un determinato tipo, questi fanno video adesso attualmente spettacolari con un'altra, diciamo, tipologia di riprese, quindi non è che uno esclude l'altro. Secondo me la cosa bella è la possibilità di avere due tipi di video, nel senso che in certe situazioni questi tipi di video fatti con un drone racer creano un'emozione, in altre situazioni droni che creano video cinematografici tipo questo creano altre emozioni. Quindi ragazzi, adesso spero di portarlo presto sul canale dal punto di vista, diciamo, pratico del volo, perché comunque sta piovendo sempre e quindi purtroppo i nostri amatissimi droni non vanno pienamente d'accordo con l'acqua, anzi sono proprio intolleranti all'acqua. Quindi ragazzi, aspettando che il meteo migliori, spero di avervi portato sul canale questo nuovo prodotto. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, se secondo voi questi nuovi mini droni con queste caratteristiche, diciamo, a livello di camera sono una cosa interessante, perché comunque portano una cosa nuova all'interno dei droni racing, che non sono solo velocità e potenza ma anche riprese video a questo punto, e soprattutto riprese video molto molto fighe. Quindi ragazzi, se questo video unboxing è anteprima di cosa vedrete prossimamente su questo canale, oltre a tutto quello che siete già abituati a vedere, cioè questo mini drone Signet 3 della GEPRC, vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto, se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial. Ciao.